Avete mai avuto la possibilità di allenarvi direttamente con gli atleti dei CrossFit Games, dei semifinals e con gli atleti più forti in Italia? Beh ragazzi, io ne ho avuto l'occasione, oggi sono qui per raccontarvelo. Apes Lab Training Camp, è ora di girare. Uno dei workshop più strani e più importanti mai visto. Non parliamo di un semplice workshop, parliamo di un vero e proprio training camp. Oggi siamo ospiti all'evento di Apes Lab Training Camp. Specialmente benvenuti nell'unica struttura in Italia SD, Esercito Accademia Militare, dove ci sono come ospiti alcuni dei coach degli atleti più importanti in Italia, più conosciuti in Italia soprattutto. Adesso con calma vi spiegherò tutto, ma per prima cosa voglio solo dirvi iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi i super video che stanno per arrivare. Apes Lab ha organizzato questo super training camp con ben 8 coach, tra i più importanti e i più forti del panorama italiano. Ognuno aveva un argomento specifico da insegnare e oggi andiamo a vederlo tutto nel dettaglio. L'evento si è svolto a Modena, magari non tutti sanno che a Modena c'è l'Accademia Militare e all'interno dell'Accademia Militare è nata proprio questa SD, dove all'interno troviamo un box CrossFit direttamente all'interno dell'Accademia Militare. La struttura è composta da un box enorme dentro di oltre 2000 metri quadri, dove fuori troviamo un campo da rugby immenso, non so neanche ormai dirvi neanche le dimensioni, con una struttura da 250 metri, veramente incredibile. Costruita nel 2001, è un'accademia assurda. Che ci ha ospitato per questo vero e proprio training camp by Apes Lab. È stato un camping di 2 giorni, sabato e domenica, che si è svolto a settembre. Lo so, è tardi per raccontarvelo, ma dopo capirete il perché. Dove nel corso dei 2 giorni abbiamo avuto la possibilità di imparare determinate skill, determinati movimenti, determinati concetti che ci hanno insegnato questi 9 coach. È completamente diverso dai workshop che siamo abituati, perché questo era un proprio vero format innovativo che prevedeva 8 stazioni dove i coach rimanevano fermi a insegnare i loro argomenti, che adesso andiamo a vedere nello specifico, mentre ogni 60 minuti i partecipanti dovevano cambiare stazione e andare con il nuovo coach. Un'occasione unica per i partecipanti che hanno avuto la possibilità di entrare nello specifico di determinate skill con coach e atleti di primissimo livello. Semifinals e CrossFit Games. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Non stiamo parlando di atleti normali, ma stiamo parlando di atleti che sono andati a Madison. E quindi ragazzi, chi se non Enrico Zenoni e Elisa Fuliano come primi coach di questo training camp by Apes Lab. Enrico Zenoni, focus sul muscle up, sia alla sbarra che agli anelli. Elisa Fuliano, focus sul free handstand push up ed handstand wall. Tommaso Pieri, focus sulla gestione della componente aerobica e rope climb. Federica Mandrici, gestione sul pacing in un WOD e come allenare una nuova skill. Mino Fontana, focus sul barber cycling. Jasmine Ghilardi, focus sui movimenti di ginnastica con la kipping e butterfly nei chest to bar e nei pull up. Emanuele Beviano, gestione di un complex col bilanciere. E in chiusura Giulia Tagliabue, con il focus sulla prevenzione degli infortuni. L'evento è durato 2 giorni, ahimè io purtroppo sono rimasto un giorno solo per poter documentare il più possibile, e questo è quello che ho documentato. Abbiamo iniziato la giornata con del riscaldamento, dove tutte le persone, eravamo circa 80 di partecipanti, io non ho partecipato, meno male, perché ho visto dei ragazzi veramente cotti a fine giornata. Sono partiti con un riscaldamento, ma non un riscaldamento normale, un riscaldamento con la voce di Andrea De Beni, che ha fatto un suo speech che avete già visto sul mio canale YouTube, dove parla di vittoria o sconfitta. Dopo lo speech di Andrea De Beni siamo partiti all'azione con il vero e proprio warm up. Riscaldamento generico, warm up generico e poi divisione nelle varie sezioni per andare ad imparare dai nostri coach. Il più possibile, va bene? Oggi voglio insegnarvi, darvi un consiglio. Imparate a giocare con la media. Ok, cosa vuol dire? Come vedete da questi display, qui c'è un passo, ok, sui 500 metri. Qua c'è l'ave, ovvero la media del passo. Chiama la sbarra. Ok. Da qua. Ollo con la pezza. Che attacca qui bene i piedi. Piedi uniti, gambe tese.
strizziamo i glutei, dobbiamo sentire bene l'addome che lavora. Poi... Ottimo! E la pesistica? Questa fase è quella per l'accelerazione del bilanciere, ok? Qui parte una fase di scambio di spinta in cui io spingo il bilanciere, lo lancio sopra la mia testa e ci vado sotto. Fatti in gara, ok? Io in generale uso in un modo più veloce, quindi quello che parto, basso e butto via. Però magari, soprattutto le ragazze, ci sono modi che permettono di usare un po' di planca per portarli in alto, quindi allungarli. Ok, e questo qua è un pochettino più allungato. Appoggio. Prego. Provo a fare semplicemente. Ovviamente stacco con l'addome e bilanciando, cioè contro bilanciando il bacino quando le della mano. Voi avete completato questa sequenza in un minuto fondamentalmente. Se siete stati davvero bravi, vi siete tenuti su un'intensità che vi consentirà di lavorare avendo zero transizioni, quindi ritmo controllato nel box, scendo, vado al dumbbell, ritmo controllato nel length squat clean, poso il dumbbell, ritmo controllato nel burpees. Utilizzeremo sempre questa parallela, andiamo a lavorare sulla parte scapolare, trapezio alto, ok? Quindi ci mettiamo sempre perpendicolari, questo esercizio è total body, è meglio della corsa, ve lo assicuro, perché dovete avere una mobilità incredibile. E anche qua vado a lavorare col braccio. È stata una giornata ricca di emozioni, ho avuto la possibilità di confrontarmi con alcuni di voi, di vedere sulla vostra faccia le numerose espressioni di chi è riuscito a imparare nuove skill, chi è riuscito a migliorare la propria skill e anche chi non è riuscito ad apprendere al 100%, perché è anche questo, ragazzi, ci vuole del tempo, bisogna faticare, bisogna imparare, soprattutto perché in una giornata è molto difficile apprendere al 100%, soprattutto con un contesto così ampio, quindi con tanti coach a cui prendere informazioni e tante cose da cui imparare in una sola giornata o addirittura in due giornate. Quindi penso sia stata una delle esperienze più positive che le persone abbiano potuto fare, anche se ahimè, come già sapete, ho preso una bella multa di ZTL per essere andato a Modena. Quindi complimenti! Detto questo, la giornata è stata veramente pazzesca. Una cosa che non ho citato, c'erano anche dei ragazzi direttamente dalla federazione della FIPE che insegnavano a fare lo snatch e il clean and jerk. Ho visto veramente dei ragazzi migliorare la tecnica in soli 60 minuti. È vero che non si migliora del 100%, del 200, del 300%, però dei piccoli miglioramenti che piano piano ti portano verso la curva del successo. La giornata del sabato si è conclusa con la divisione dei gruppi nel workout applicando le skill appena imparate.
Ma non c'è stato solo questo, perché alla fine della giornata, sempre di sabato, ho avuto l'occasione e l'opportunità di intervistare Elisa Fugliano e Enrico Zenoni in un video che avete già visto, dove parliamo di CrossFit Games. Ma non solo loro, perché ho voluto intervistare anche i due coach, Benny e Teo, coach di Elisa ed Enrico, dove ci hanno raccontato la preparazione dei ragazzi, cos'è andato bene, cos'è andato male, cosa possono migliorare, cosa potevano migliorare e come andrà il futuro della loro programmazione. Inoltre è stato anche un ottimo ritrovo per noi creator, perché non ero l'unico, c'erano anche tantissime persone, tra cui Dummies The Box, che mi hanno dato l'aiuto nello spiegare questo video tramite il loro articolo che trovate qui in descrizione, che hanno raccontato un po' più nel dettaglio la giornata sia di sabato che di domenica. Prima di concludere il video ho una cosa molto ma molto importante da dirvi, ma prima di raccontarvela vi invito ad iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Ragazzi, gli Open 2023 si stanno avvicinando e, come già sapete, avete visto su Instagram, avete visto in altri video, sarò il presentatore ufficiale degli Open 2023 by Apps Lab in collaborazione con Stamina Fitness e Under Armour. Vi invito il 18, sabato 18 febbraio, alle ore 15 inizieranno gli Open. Ci troverete a Modena, l'ingresso è gratuito, io vi aspetto lì. Tutti noi dell'organizzazione vi aspettiamo lì per godervi gli Open 2023 by Apps Lab. Vi ricordo che ci saranno i 30 atleti più forti d'Italia che si sfideranno tra di loro, con in palio un montepremi che scoprirete solo su Instagram. Ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fin qua. Ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, guardatevi tutti gli altri video e ci vediamo il 18 a Modena. Ciao belve!